L'omotossicologia è una specializzazione della medicina complementare derivante dall'omeopatia. Obiettivo dell'omotossicologia è stimolare gli organi quali reni, fegato, intestino, polmoni e pelle nel lavoro di liberazione dell'organismo dagli elementi tossici. Per questo motivo, lo stato di salute di un individuo, dal punto di vista omotossicologico, è rappresentato dalla capacità dell'organismo di espellere le omotossine in eccesso. Le omotossine possono essere endogene, prodotte direttamente dal proprio organismo a seguito di processi metabolici ed eliminate dal fegato. Esogene, sono quelle tossine che il nostro organismo assorbe dall'esterno. Per queste è necessario un trattamento detossinante. Esse sono all'origine dei principali inestetismi della pelle che trattiene molte tossine, come cellulite, acne, coperose, eritemi, coperose. In Italia esiste l'Associazione Medica Italiana di Omotossicologia che si occupa di insegnare tale disciplina. I disturbi curabili dall'omotossicologia sono gli stessi che può curare l'omeopatia. Quindi i disturbi dell'apparato circolatorio, disturbi digestivi, cellulite, herpes, ma anche dolori mestruali, mal di schiena, mal di testa. I sintomi associabili a un'eccessiva presenza di tossine nell'organismo sono ansia e insonnia, irritabilità e apatia, pelle e capelli disidratati, stanchezza eccessiva, infiammazioni. Stai cercando l'omotossicologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.